Ok, buongiorno. Vedo che sì, stanno entrando adesso gli utenti per potersi connettere poi all'incontro, al webinar. Io prendo un attimo la parola prima di lasciarla a Valeria, perché vi introduco un attimo dove ci troviamo oggi in termini virtuali, che aula virtuale ci troviamo e chi sono, soprattutto poi perché abbiamo iniziato questo percorso insieme e che oggi appunto ci vede con Valeria. Allora, io sono Malvicini Alberto, sono all'interno dell'Unione Commercianti, c'è cioè funzione di Unione di Direttore, ma soprattutto sono colui che si sta occupando insieme ai colleghi che sono collegati, Daniele Erice e Daniela Scotti, di organizzare questi webinar dedicati alle nostre imprese. È un modo perché abbiamo pensato di poter essere vicini in questo momento di distanza, in parte colmata grazie a una piccola parte di riapertura che speriamo possa completarsi a breve, quindi dando la possibilità a tutti di ritornare alla normale attività commerciale. Quindi, dicevo, abbiamo pensato di realizzare questi momenti di incontro che si sono già susseguiti nelle giornate precedenti, nelle settimane precedenti. Abbiamo avuto incontri sul credito, abbiamo avuto un incontro dedicato al food cost, un incontro dedicato alla fotografia sui social network. Oggi un discorso invece dedicato più a un tema di scrittura creativa sui social, e ringrazio appunto Valeria per aver accettato il nostro invito di essere qui oggi, perché comunque si parla tanto di social network, si parla tanto di canali nuovi di comunicazione, ma spesso magari ci si dimentica che al di là dello strumento occorre il contenuto. L'abbiamo visto l'altro giorno in termini di immagine, perché la nostra società, come sappiamo, è molto focalizzata sull'immagine. Ma non c'è nessuna immagine che eguaglia forse un buon testo. Quindi, da questo incontro, spero se riscontrerà il vostro interesse, e sono sicuro di sì, visto Valeria è in gamba, potrà magari partire un percorso formativo che vi vedrà eventualmente coinvolti, qualora lo voleste, un massimo di 10 persone, non di più 15 persone in questi incontri. Speriamo di poterli fare dal vivo. Altrimenti sotto forma di webinar, appunto sul tema della scrittura creativa, e magari possiamo anche vedere un aspetto anche un po' più largo. Quest'ora non possiamo, ma in un percorso formativo più articolato di più giorni o di più ore, meglio, lo possiamo fare. Successivamente ad oggi avremo un altro incontro dedicato invece in questo caso al credito, ma soprattutto dal punto di vista del come devo approcciarmi al mondo bancario, quindi come leggere il mio stato conto, come leggere la mia centrale rischi. Naturalmente ne parlo più dal punto di vista di magari chi è collegato con noi, imprenditore, vuole avere un'idea più chiara di come si può leggere la propria posizione con la banca. Ecco, abbiamo pensato di realizzare anche un incontro di questo tipo che avverrà l'11 e il 13, adesso non ricordo bene, ma ve lo faremo sapere, di maggio. Ecco, io credo che si sia giunti ormai l'11, giustamente. Daniele mi fa presente che è l'11 di maggio. Guardo un attimo quanti siamo collegati. Ok, diciamo che ci siamo quasi. L'unica cosa che aggiungo è tutti i webinar di cui vi ho parlato, credito, food cost, fotografia, li trovate già oggi pubblicati sul nostro sito YouTube, sulla nostra pagina YouTube, e naturalmente ringraziamo Valeria perché ci darà la possibilità di registrare anche questa ora di incontro, e anche questa potrete, col materiale che ci darà Valeria, vederla gratuitamente sul nostro canale YouTube. Credo di aver detto tutto, credo che abbia dato il tempo a chi si stava collegando di connettersi. Lascio quindi la parola a Valeria, io e Daniela rimaniamo in background. Grazie Valeria, grazie davvero di aver accettato il nostro invito, a te la parola. Grazie mille. Allora io partirei subito con la condivisione dello schermo, così posso già. Ok. Mi confermate che si vede? Sì, per il Ok. momento c'è la pagina bianca. C'è una pagina bianca. Vediamo, vedo il tuo mouse muoversi. Allora, aspetta che tolgo e riprovo. Ok, adesso ci Ok, siamo. perfetto. Ti lascio. Grazie mille. Allora, io ringrazio per questo invito, soprattutto per la possibilità di essere qui a
raccontare un po' che cos'è la scrittura creativa, in particolare la scrittura creativa all'interno del mondo dei social network. Faccio una breve introduzione per quello che riguarda me, mi presento velocissimamente perché non so quanti di voi che siete qui mi conoscono già. Io mi chiamo Valeria, sono una libera professionista e mi occupo di comunicazione. In particolare lavoro sulle strategie di comunicazione, sulla scrittura, non solo sulla scrittura social, ma anche per esempio su quella che è la scrittura di pagine per siti web o anche di altri contenuti come possono essere quelli di brochure, flyer, insomma tutto quello che riguarda il mondo delle parole, e mi occupo di pensiero creativo, nel senso che insegno soprattutto a liberi professionisti, a piccoli imprenditori, a trovare delle nuove idee per raccontarsi meglio, quindi per promuovere meglio la propria attività. Oggi ci concentreremo in particolare su uno di questi aspetti, che è l'aspetto legato alle parole nel mondo dei social network. Partiamo dal perché. Perché è importante, prima di arrivare a quelle che sono le parole sui social media, perché è così importante curare al meglio tutti quelli che sono gli aspetti della comunicazione social? A volte diamo un po' per scontata questa cosa, a volte invece la comunicazione social viene ancora un po' vista come qualcosa per cui nutrire del sospetto, no? Insomma, uno pensa: se io ho un bel negozio, ho un bel punto vendita, una bella vetrina, dei buoni prodotti, perché ho davvero bisogno dei social? Per due grandi motivi che adesso vi mostrerò. Motivo numero uno, perché con i social possiamo ampliare il nostro raggio d'azione. Con un punto di vendita fisico noi abbiamo un certo raggio d'azione, no? Possiamo raggiungere un tot di persone, che va benissimo, ma perché possiamo o dobbiamo solo accontentarci delle persone che fisicamente possiamo raggiungere senza una comunicazione digitale? Aggiungendo a quella che è la nostra strategia di marketing generale anche una strategia che comprenda un uso strategico dei social network, possiamo ampliare il nostro pubblico. Anche in questo caso ovviamente non sarà un pubblico generico, ma utilizzando bene i social possiamo raggiungere un pubblico che sia davvero il pubblico adatto per noi. Questo perché? Perché ci sono diversi strumenti all'interno dei social media che ci permettono di intercettare non persone generiche, ma persone che potenzialmente possono essere davvero interessate a quello che noi vendiamo. È importante perché così non ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro raggio fisico d'azione, ma possiamo fare un passo in più, andare all'inizio online, ma sperando poi in un raggiungimento proprio fisico verso queste persone che altrimenti non riusciremmo mai a incontrare. Perché è così importante? Perché sono tante potenzialmente queste persone. Allora, qua vi ho riportato i dati che riportano gli utenti dei principali social media, sono dati del 2020, quindi sono gli ultimi dati in ordine di aggiornamento che abbiamo a disposizione, sono dati del contesto italiano, e vediamo che su Facebook in Italia mensilmente si connettono 36 milioni e passa di persone e su Instagram 28 milioni di persone. Sono tantissime. Ovviamente non ci interesseranno tutti, però perché non aumentare un pochino il nostro bacino di potenziali clienti andando ad accedere anche a quel bacino di persone che sono online? Ma poi dobbiamo considerare anche un'altra cosa, cioè che noi veniamo da un anno che è stato difficile, è stato strano, è stato particolare, che ha avuto molte conseguenze, soprattutto per quanto riguarda l'accesso online. E quello che è stato scoperto analizzando la presenza online delle persone durante quest'anno è che la pandemia ha aumentato il tempo medio di presenza sui social. L'ha aumentato tantissimo, ovviamente, nei primi mesi di chiusura totale, ma questi dati poi non sono scesi a livello di partenza. Le persone comunque sono rimaste di più sui social media. Qui vediamo dati di marzo 2020, ovviamente era il momento dell'impennata, ma su Facebook, per esempio, la presenza era aumentata quasi del 50%, che è tantissimo, su Instagram del 10%.
le persone stanno di più online. Abbiamo un po' cambiato le nostre abitudini e abbiamo cambiato le nostre abitudini in un modo che probabilmente non tornerà esattamente al nostro livello base. Cioè, se noi in quest'anno ci siamo abituati che possiamo raggiungere anche online i negozi che ci interessano, le imprese che ci interessano, se possiamo vedere online i prodotti che ci interessa acquistare, i servizi che ci interessa acquistare, una volta tornati alla normalità, augurandoci anche che succeda il prima possibile, davvero saremmo disposti a rinunciare a questa possibilità? Probabilmente no. Probabilmente ci muoveremo di più fisicamente verso i punti vendita dei prodotti e dei servizi che ci interessano, ma nello stesso tempo continueremo a cercarli online. E questo è quello che ci fa dire, ok, non posso mollare adesso la mia comunicazione social, anche se siamo in una fase di miglioramento, anche se probabilmente le cose torneranno quasi come prima, la comunicazione social rimarrà importantissima, le persone continueranno a desiderare di essere anche lì, di trovarmi anche lì. Quindi è importante curare i nostri canali social. E qui appunto entrano in gioco questi canali, che dovremmo imparare a utilizzarli nel modo migliore possibile. Prima di vedere però come, andiamo a sfatare due miti relativi alla comunicazione social. Allora, innanzitutto il grande mito della comunicazione social, che è: contano solo le immagini. Bugia. Le immagini contano tantissimo, contano perché sono quello che per prima cosa attira l'attenzione di chi scorre il proprio feed e di chi vede quei contenuti. Tutti come prima cosa guardiamo le immagini, che siano fotografie statiche, che siano video. È la prima cosa su cui cade il nostro occhio, quindi sì, sono importanti. Sono importanti perché il nostro cervello processa molto più velocemente un'immagine piuttosto che una parola scritta, però le immagini non bastano. Un uso efficace, strategico delle parole nella comunicazione social riesce a cambiare i risultati, riesce a far raggiungere determinati obiettivi che solo con le immagini non si potrebbero raggiungere. Quindi diciamo che immagini e parole andrebbero usati in modo efficace e strategico entrambe. E poi anche gli elementi visivi possono racchiudere delle parole. Cioè, noi tendiamo sempre a immaginarci da un lato il testo della comunicazione social, dall'altro le immagini. In realtà a volte, come vedremo poi nel corso di questa breve lezione, possono andare insieme, e anzi quel tipo di contenuto è un contenuto potentissimo perché da un lato ha l'immagine che attira l'attenzione, dall'altro ha le parole che approfondisce il messaggio e che ci porta a ottenere un determinato risultato. Quindi consideriamoli sempre con grande attenzione questi tipi di contenuti, parole e immagini insieme. Poi vedremo qualche esempio. Altra cosa da tenere presente è che siamo in un momento in cui arrivano, come ogni anno, i grandi cambiamenti di Facebook. Una delle cose che Facebook ha annunciato ufficialmente è che valorizzerà sempre di più i contenuti ispiranti. Come fa? Allora, probabilmente dopo che avremo messo un like, un commento, insomma che avremo espresso la nostra approvazione per un determinato contenuto, troverà il modo di chiederci perché ci è piaciuto questo contenuto, lo trovi ispirante. Questi contenuti considerati ispiranti verranno valorizzati sempre di più, quindi fatti vedere a più persone rispetto a contenuti fatti diversamente. Ora, consideriamo che l'immagine da sola non riesce a ispirare. Ispira, ma ha bisogno anche di un testo che l'accompagni per arrivare davvero in profondità. Quindi, se noi vogliamo creare dei contenuti che davvero sappiano ispirare, dobbiamo giocare bene sia all'elemento immagine sia all'elemento testo. Allora, adesso vorrei raccontarvi i 5 motivi per cui le parole in particolare, quindi iniziamo a entrare in quello che è il cuore di questa lezione, i 5 motivi per cui le parole sui social sono importantissime, anche se a volte vengono un pochino sottovalutate, e invece sono importanti. Intanto perché avvicinano i lettori. Abbiamo detto che l'immagine è quell'elemento che attira l'attenzione di chi scorre il proprio feed, però c'è bisogno di un testo, c'è bisogno delle parole per far fare un passo in più a chi ha visto quel post. Per creare una vera connessione con le persone non basta un'immagine, c'è bisogno di un testo. Le parole riescono a creare quella connessione che le immagini da sole, a meno che non siano ovviamente stratosferiche nella loro bellezza, riescono a raggiungere.
permettono di approfondire. Consideriamo che non sempre abbiamo la possibilità di pubblicare solo delle immagini, perché è molto probabile che all'interno della nostra comunicazione, in particolare se è una comunicazione professionale, noi avremo delle cose da dire che possono essere le più disparate. Potremmo dover dare delle informazioni, spiegare delle cose, condividere un messaggio, veicolare un messaggio. Abbiamo bisogno delle parole per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Da sole le immagini purtroppo non ci riescono, quindi teniamo conto che se abbiamo delle informazioni da trasmettere, se abbiamo un messaggio da far arrivare a destinazione, è importantissimo usare al meglio le parole. Le parole fidelizzano. Allora, fidelizzare in gergo tecnico, quando parliamo di comunicazione, vuol dire riuscire a creare una relazione stabile che dura nel tempo, che è importantissima quando noi portiamo avanti una comunicazione professionale, perché abbiamo bisogno di persone che ci seguano nel tempo, anche perché consideriamo una cosa, è praticamente impossibile che una persona ci scopra su Facebook o su Instagram e in 3 minuti decida di comprare un nostro prodotto, un nostro servizio. I passaggi che ci sono tra ti ho scoperto sui social e ho acquistato un prodotto, un servizio da te sono diversi, necessitano di un tempo tra un passaggio e l'altro. C'è bisogno quindi che la persona in questione resti con noi dal punto 1, che è ti ho scoperta sui social, al punto X, che è decido di acquistare da te un prodotto, un servizio, decido di venire in negozio, decido di chiederti un preventivo. Questo tempo ha bisogno quindi di una fidelizzazione, noi dobbiamo fare in modo che le persone restino con noi, che non ci abbandonino dopo un like, che non ci abbandonino dopo che hanno condiviso il nostro post. Le parole ci aiutano a fidelizzare perché ci aiutano a fare in modo che le persone si riconoscano nel nostro messaggio, ci aiutano a trasmettere quelle che sono le informazioni principali, ci aiutano a trasmettere quella che è la nostra visione, il nostro modo di vedere le cose, quindi a creare una connessione con le persone che ci seguono che dura nel tempo. Le parole creano la fiducia nel tempo. La fiducia è quella cosa che ci fa accompagnare le persone dal punto 0 del ci siamo incontrati online al punto X del finalmente vengo in negozio, finalmente acquisto da te. Senza le parole questo diventa davvero difficile. Le parole convertono, anche qui. Conversione in questo caso è un termine un po' tecnico che quando parliamo di comunicazione professionale vuol dire far compiere una determinata azione alla persona che sta vedendo il nostro contenuto. Quando dico contenuto parlo in questo caso di un post per esempio su Facebook, un post su Instagram, una storia su Facebook o su Instagram. Le parole ci servono per chiedere espressamente alle persone di compiere determinate azioni. Senza le parole è impossibile e si usano determinate parole che si chiamano appunto call to action, cioè chiamata all'azione, che sono delle richieste. Noi chiediamo alle persone di fare qualcosa che può essere clicca qui per vedere il nostro sito web, clicca sul pulsante qui sotto per scaricare una richiesta di preventivo. Se noi non utilizziamo queste richieste esplicite, è molto difficile che le persone compiano delle azioni. Questo ovviamente passa attraverso l'uso delle parole. Senza una richiesta, senza l'uso delle parole, le persone non arriveranno a compiere queste azioni. E poi le parole appassionano. Appassionano perché ci permettono di andare a toccare magari quelle corde più emotive, ci permettono di creare dei testi più coinvolgenti. E noi abbiamo imparato in questi decenni di marketing e comunicazione che non basta quando ci facciamo pubblicità a dire ciao, io sono Valeria, vendo X, compra. Così non funziona più, forse funzionava all'inizio del marketing, ma forse adesso abbiamo bisogno di creare una connessione, abbiamo bisogno di creare un legame che sia anche emotivo, che sia appassionante. Le parole ci permettono di farlo. Senza un uso efficace e strategico delle parole, questo click è difficile che si attivi, questa connessione è difficile che si attivi. Per questo dobbiamo iniziare a usarle il meglio possibile. Prima di darvi qualche consiglio, però, vorrei anche mostrarvi dove sono le parole nei social media, perché molto spesso non le consideriamo tutte. Anzi, molto spesso noi consideriamo le parole dei social media solo quelle che sono nel punto 1 di questa rassegna, e cioè nelle didascalie. Le didascalie sono quella parte di testo
che in un post su Instagram o su Facebook può essere associata a un'immagine. Sicuramente le parole sono qui, sono importantissime, perché senza un'introduzione fatta di parole è anche difficile che un contenuto visivo, soprattutto una fotografia, venga fruita davvero da chi la incontra. Quindi un post in generale funziona molto di più se ha sia un contenuto visivo sia un contenuto di parole. Le parole quindi nelle didascalie sono importantissime. Poi vi darò qualche consiglio pratico per scriverle al meglio. Intanto vi faccio solo notare due cose, intanto che siamo qui. Questo è un esempio che ho preso dalla mia comunicazione Facebook. Intanto vi faccio solo notare due cose velocissime. Il testo non è troppo denso, non ho scritto un muro di parole senza spazio. L'aria, lo spazio vuoto quando scriviamo sui social è fondamentale. E poi anche qui, anche se è un testo breve, ho utilizzato sia le parole sia delle piccole immagini, che sono le emoji. Parleremo anche di questo, però iniziate intanto a memorizzare questo piccolo trucchetto. Le parole sono anche negli shop. Allora, Instagram e Facebook danno la possibilità adesso di vendere direttamente i propri prodotti, cioè di connettere il profilo Instagram o il profilo Facebook con il nostro shop online. Si possono sia caricare semplicemente i prodotti e mettere il link che rimanda alla pagina dell'e-commerce in cui il prodotto viene spiegato, ci sono tutte le sue caratteristiche, il prezzo, eccetera, eccetera, modalità di spedizione, tutto quello che serve, ma possiamo anche in realtà sia su Facebook sia su Instagram scrivere una parte di testo già all'interno dello shop. Questo perché è molto utile? Perché le persone, tutti noi in realtà, quando siamo sui social siamo un po' pigri. Se dobbiamo fare delle azioni in più per andare a recuperare delle informazioni che magari ci servono anche perché siamo interessati a quel tipo di prodotto, però non è detto che noi compiremo quelle azioni, perché se non ci troviamo tutto lì, se chi ha organizzato il messaggio non ci facilita la vita e non ci dà subito le informazioni che ci servono, molto probabilmente rinunceremo ad andarle a cercare, a meno che siamo super motivati. Però insomma, pensiamo all'acquirente medio, non all'acquirente già super fidelizzato. Utilizzare, in questo caso ho portato come esempio un testo dello shop di Instagram che ha anche abbastanza spazio per scrivere, utilizzarlo per raccontare già un prodotto, descriverlo in modo completo, mettere già tutto quello che serve per capire se quel prodotto ci può interessare o no, è un salto che noi facciamo verso il potenziale acquirente. Noi stiamo già dicendo: guarda, qua c'è tutto quello che ti può interessare. Poi puoi visualizzare sul sito web, no? Tutte le altre informazioni. Però intanto guarda che qui c'è tutto quello che ti serve. Questo avvicina, abbrevia molto i tempi di acquisto di solito. Poi, altra cosa molto importante, nella sezione informazioni e nella biografia di Instagram, sezione informazioni di Facebook e biografia di Instagram, possiamo utilizzare al meglio le parole per raccontare chi siamo e cosa facciamo. Questo è importantissimo perché sia la biografia di Instagram sia la sezione informazioni di Facebook, che adesso in realtà le pagine Facebook stanno un po' variando l'aspetto, quindi bisognerà vedere quale sarà l'aspetto definitivo, ma immagino resti comunque almeno una piccola sezione informazioni, quello è un po' il nostro biglietto da visita. A maggior ragione per chi non ha un sito web ufficiale di riferimento, questo è un micro sito web, potrebbe essere, no? Un posto dove in poco spazio, perché lo spazio che abbiamo a disposizione non è tantissimo, ma nel quale possiamo scrivere chiaramente chi siamo, di cosa ci occupiamo, che cosa ci distingue dai competitor, quindi qual è la nostra unicità. Se noi vogliamo essere ricordati dai nostri potenziali clienti, dobbiamo saperla raccontare, questa unicità, e in questo le parole ovviamente sono le nostre alleate. Nella call to action, come dicevo poco fa, la call to action è una richiesta di azione, è un piccolo testo con il quale chiediamo espressamente a chi ci sta leggendo in quel momento di compiere una determinata azione. Qua nell'esempio che vi ho portato, il pulsante con la call to action è un pulsante di una sponsorizzata di Adobe Photoshop, e la call to action è attiva iscrizione. Le call to action
devono essere chiare, devono essere immediate. Se noi chiediamo alle persone di compiere un'azione, non dobbiamo mai, 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 mai far venire dei dubbi, non dobbiamo mai far pensare non ho capito esattamente cosa mi sta chiedendo. Puntiamo sempre sulla semplicità, poche parole comprensibili, chiare, dirette alla persona a cui ci stiamo rivolgendo. Questa, per esempio, è una call to action perfetta. Noi abbiamo un piccolo testo che introduce a quello di cui si sta parlando, quindi a Photoshop, e poi la possibilità di attivare l'iscrizione con un pulsante chiaro, con poche parole, diretto, assolutamente comprensibile. Le parole, come dicevo prima, possono essere anche all'interno delle immagini. Questa è un'altra sponsorizzata delle Smart Box in particolare, e vediamo che c'è un'immagine che obiettivamente è quello che attira la nostra attenzione, perché noi, se immaginiamo di, questa era su Instagram, se immaginiamo di scorrere il feed di Instagram, non guardiamo, non vediamo come prima cosa il testo che c'è sotto a questo che adesso voi vedete visualizza e mi piace, magari lo vedremo dopo, ma sarà comunque un'anteprima, quindi un testo piccolo. Vediamo subito l'immagine. L'immagine però è stata utilizzata al meglio inserendo già all'interno della grafica stessa delle parole. Offro un regalo unico per una mamma unica. Già qua c'è tutto il messaggio completo. Io, questi sono riusciti quindi a mettere insieme sia l'elemento visivo, che è quello che attira immediatamente lo sguardo, sia l'elemento testuale, che è quello che approfondisce. Quindi il passaggio è stato: vedo del colore, vedo un'immagine, mi soffermo a guardare la sponsorizzata, immediatamente posso leggere e capire di cosa si tratta, senza dover neanche aprire il testo. Questo è un modo perfetto di unire tutti gli elementi che ci servono, immagine e testo, all'interno dello stesso macro elemento. Nei sottotitoli dei video, anche questa è, questo è un elemento testuale che a volte si sottovaluta un po', però dobbiamo imparare a notare una cosa, e cioè che da quando ci sono tantissimo i video all'interno della comunicazione social, molto spesso le persone li guardano senza ascoltare l'audio, magari perché sono in giro e non hanno le cuffiette, magari perché sono in mezzo ad altra gente. E non è che se non possono ascoltare l'audio rinunciano a vedere il video, lo guardano con i sottotitoli. I video sui social sono diventati un po' come se fossero i film muti degli anni 2000, no? Del 2020-2021. Perché leggiamo quando guardiamo i video, a meno che non sia un video di sole immagini in cui non viene detto niente, ma se ci sono delle voci, se c'è bisogno di raccontare qualcosa, questo racconto, queste voci diventano testo scritto. Se decideremo di utilizzare dei video all'interno della nostra comunicazione social, ricordiamoci che non bastano le immagini, anche qui servono dei testi, perché altrimenti rischiamo che molte persone non si fermino a guardarli perché non hanno la possibilità di ascoltarli. E quindi scorrono via. Se invece io metto già i testi all'interno del mio video, uso l'elemento parola per agganciare quelle persone non scapperanno. E poi nelle storie, anche qua, le storie non sono solo immagini, non sono solo video. Abbiamo bisogno delle parole per fruire al meglio le storie di Instagram e le storie di Facebook. Ovviamente anche qui le parole possono essere usate in modo strategico. Questo, per esempio, è una storia di una piccola azienda artigiana che crea delle lampade, dei bicchieri partendo da vecchie bottiglie, e la scritta più grande, quella che vediamo subito, è: nello shop sono ancora disponibili. Questa è una cosa che attira la nostra attenzione. Se noi avessimo visto solo l'immagine, quel messaggio l'avremmo completamente perso. Anche qua ricordiamoci che, come per quanto dicevamo, no, dei video poco fa, anche le storie molto spesso si guardano senza attivare l'audio, quindi se utilizziamo dei messaggi che hanno bisogno di essere fruiti, ma che magari non possono essere ascoltati, ricordiamoci di scrivere sempre i testi all'interno delle nostre storie, così riusciremo a farli fruire da più persone possibili. Altri due elementi che dobbiamo considerare come se fossero dei testi, perché sono a tutti gli effetti parti del testo e che a volte magari invece tendiamo a non considerare, sono gli hashtag, che sono degli aggregatori di contenuti, cioè cliccando sull'hashtag, che è cancelletto più una determinata parola, noi riusciamo a reperire tutti quei contenuti che contengono quell'hashtag.
Gli hashtag sono a tutti gli effetti parole, quindi anche questi hanno bisogno di un utilizzo strategico all'interno della nostra comunicazione. E poi le emoji. Le emoji sono parole. Allora, sono simboli pittografici, sono immagini, è vero, però sono immagini che noi usiamo quotidianamente mentre scriviamo. Le usiamo su WhatsApp, per esempio, le usiamo quando mandiamo dei messaggi, ma molto spesso le usiamo anche all'interno della comunicazione social, delle didascalie per social, della biografia per Instagram, nei testi delle storie. Vanno considerati a tutti gli effetti degli elementi anche testuali o comunque degli elementi che vanno utilizzati pari passo con le parole, non vanno sottovalutati, anzi per la comunicazione social sono importantissimi nel campo della scrittura perché ci aiutano a rendere quella scrittura più fruibile, perché sono dei punti colorati all'interno di righe di parole che sono tutte dello stesso colore e che quindi possono essere utilizzate per attirare lo sguardo su una determinata porzione di testo. Poi vi faccio degli esempi e vi faccio proprio vedere come si possono utilizzare. Cosa succede quando non usiamo bene i testi all'interno dei social? Perché fino adesso abbiamo detto che le parole nei social sono in tantissimi post, sono nelle didascalie, sono nelle storie, sono nella biografia, sono nei video, sono nelle immagini. Ok, ma cosa vuol dire non usarle bene? Cosa succede quando io non le uso in modo strategico, non le uso in modo efficace? Che ci sono determinate conseguenze. Allora, innanzitutto può succedere che il messaggio risulti poco chiaro o incompleto. Ricordiamoci sempre che tutti noi online, soprattutto quando fruiamo dei social, siamo un po' pigri. Facciamo fatica a andare a cercare delle altre informazioni che non ci siano quasi praticamente messe sotto il naso da chi ha scritto quel messaggio. Se io non riesco a scrivere un testo completo con tutte le informazioni che devo trasmettere, se non riesco a scrivere un testo che sia efficace, cioè un testo non efficace, magari anche un testo che ha tutte le informazioni ma che le scrive in modo confuso, in modo noioso, in modo che sia difficilmente fruibile, le persone non leggeranno quel testo o ne leggeranno un pezzetto ma non arriveranno in fondo. E questo vuol dire che il mio messaggio rischia di non essere completo. Se io avevo degli obiettivi legati a quel messaggio, non li avrò raggiunti. I contenuti risultano meno coinvolgenti. Allora, noi cosa abbiamo detto all'inizio? Che se le immagini sono quell'elemento della comunicazione che attira immediatamente lo sguardo, sono un'ancora per i nostri occhi le immagini, il coinvolgimento però arriva soprattutto dalle parole, arriva nel tempo, arriva con la lettura di diversi nostri contenuti e arriva perché le parole ci permettono di instaurare una relazione tra noi che abbiamo condiviso un determinato messaggio e le persone che nel tempo ne fruiscono. Se io non uso in modo efficace queste parole, se io non scelgo da un lato le parole giuste, dall'altro se non so scegliere il tono giusto con cui condividere quelle parole, perché quando parliamo di scrittura ovviamente non c'è solo la scelta delle parole in quanto parole, ma la scelta delle parole in quanto stile, in quanto tono di voce che io posso utilizzare. Ecco, se io sbaglio queste due cose, se sbaglio la scelta delle parole e sbaglio la scelta del tono di voce, non riuscirò a coinvolgere le persone che mi leggono. Una persona che non è coinvolta nei contenuti che incontra è una persona che dopo un po' smetterà di seguirci e mettendoci ovviamente nella prospettiva di chi condivide quei contenuti, di chi ha bisogno che quelle persone non se ne vadano, è proprio un peccato lasciare che le persone si allontanino. Noi dobbiamo sempre cercare di tenerle il più possibile vicino a noi, le persone. Le parole ci aiutano in quest'opera di coinvolgimento. È più difficile indurre a compiere un'azione. Questo perché? Perché abbiamo visto che difficilmente le persone compiono concretamente delle azioni, quindi per esempio cliccare sul nostro sito web, leggere un articolo del nostro blog, scaricare la brochure, andare a scoprire cliccando su un link qual è il codice sconto per lo shop. Difficilmente fanno tutte queste cose se non le chiediamo in modo chiaro, in modo esplicito. Quindi, se non usiamo in modo efficace e strategico le call to action, le parole ci servono per portare le persone a compiere determinate azioni. Se noi non le usiamo o se non le usiamo bene, è difficile che arriveremo in fondo a questo percorso di azione.
Ok, adesso arrivo alla parte più propositiva e parto con le didascalie, che sono quelle che più spesso utilizziamo come contenuto testuale, e vi lascio 5 consigli pratici per iniziare a migliorare subito le didascalie dei social. Allora, riprendiamo il discorso call to action e qua vi riporto un esempio concreto. Abbiamo detto che la call to action è una richiesta d'azione. Una richiesta d'azione deve essere il più chiara possibile. Qua vi ho portato due esempi che mi sono inventata io, ma vanno bene comunque. Un esempio di call to action sbagliata e un esempio di call to action corretta. Allora, la call to action sbagliata è: quanto sarebbe bello ricevere a casa il catalogo? www.rossishop.it. Il messaggio in sé non è sbagliato, non ci sono errori, il senso è giusto, che bello sarebbe ricevere a casa il catalogo, ma questo non mi fa capire in automatico che se io clicco lì lo posso scaricare gratuitamente. E ancora, troppe volte la telepatia è sopravvalutata quando parliamo di comunicazione online. Noi non possiamo mai dare per scontato che le persone intuiscano, senza che noi lo diciamo espressamente, il significato di un determinato messaggio. Il modo giusto per raccontare la stessa cosa, per chiedere la stessa cosa, era: clicca qui per ricevere gratuitamente il catalogo. Freccina che addirittura indica dove bisogna cliccare, e questo è quello che dicevo prima, no? Che l'emoji è parte integrante del testo, anche se è un simbolo visual, se non è un simbolo testuale. Qui capisco immediatamente che se voglio ricevere gratuitamente il catalogo, gratuitamente è una parola che non si può dimenticare quando l'azione non richiede un pagamento, l'azione è cliccare lì sotto. La prima call to action era anche più, non lo so, più bella forse da un punto di vista estetico come scrittura, no? da un punto di vista sonoro, quanto sarebbe bello ricevere a casa, ma non mi dice cosa devo fare per riceverlo. Questo è un errore di comunicazione perché non mi permette di raggiungere un obiettivo. Elimina le parole superflue. Allora, sui social diciamo che in generale la sintesi vince quasi sempre. Poi non è detto che dobbiamo sempre scrivere poco, però se riusciamo a capire che ci sono delle parole che possiamo eliminare nella nostra didascalia, eliminiamole. Anche qua vi ho portato due esempi. Vogliamo dirti che nel nostro negozio troverai sicuramente le ultime novità della stagione. Va bene, corretto, però un po' sbrodoloso, mi perdo un po' via. La versione più sintetica, più essenziale è: nel nostro negozio troverai le ultime novità della stagione. Il concetto è lo stesso. Il concetto non cambia, ma nel primo esempio vogliamo dirti che nel nostro negozio troverai si fa lunga. Le persone sui social si annoiano, non hanno la pazienza di stare a leggere tutte le parole che noi vogliamo scrivere. Andiamo un po' di sintesi, teniamo l'essenziale, eliminiamo il superfluo. Più i testi sono leggeri, più i testi sono essenziali, più ci aiutano a raggiungere un determinato risultato. Evitiamo le frasi troppo lunghe. Questo funziona in generale, ma sui social ancora di più. Mentalmente leggere una frase troppo lunga è faticoso. Vi faccio questo esempio che vi ho scritto. Dalla prossima settimana in negozio i capi della nuova collezione sono davvero bellissimi e Dalla settimana prossima arriveranno in negozio i capi della nuova collezione, sono davvero bellissimi e vi aspettiamo per provare e scegliere i vostri preferiti. È una frase lunga per non avere neanche un punto in mezzo. Anche qua non è sbagliata, però si fa fatica a leggere. La stessa cosa la posso dividere in tre microfrasi che danno anche, come vi facevo notare prima, più senso di aria agli occhi, perché lascio delle piccole righe vuote in mezzo. La prossima settimana arriveranno i negozi capi della nuova collezione. Sono bellissimi, vi aspettiamo a scegliere i vostri preferiti. È molto più semplice da leggere. Il messaggio passa molto più velocemente, l'estetica del testo suddiviso in tre piccole frasi con delle righe vuote in mezzo facilita la lettura. Quindi chiediamoci sempre: questa frase che ho scritto davvero non la posso dividere? Se la risposta è no, cioè se la risposta è sì, ok. Se la risposta è no, certo che la posso dividere, dividiamola sempre, rendiamo le frasi più semplici possibili da fruire. Facciamo attenzione alla formattazione. La formattazione è l'aspetto estetico dei testi. Cerchiamo di renderli belli da vedere. Belli vuol dire non avere un mattoncione di parole, non spaventare
il lettore con un mattone di parole scritte tutte attaccate senza neanche uno spazio vuoto, è molto brutto da leggere. Qui vi lascio proprio qualche consiglio: lasciare delle righe vuote tra i paragrafi, quando possibile, quando ha senso ovviamente, non a caso, ma utilizzare gli elenchi, e invece di mettere un trattino, invece di mettere un puntino, perché anche qui non usare un emoji, è un punto colorato, è qualcosa che attira lo sguardo, magari le persone non leggeranno tutto quel testo, ma l'occhio sarà attirato dall'emoji colorata, quell'elenco andranno a leggerlo. E poi un'altra cosa che si può fare per semplificare la lettura è evitare le forme passive. Le forme attive sono molto più comprensibili. Siamo stati dichiarati vincitori del concorso, è giusta, però è verbosa, è complessa. Abbiamo vinto il concorso, è più veloce, è più attivo, è più coinvolgente. Scegliamo sempre, quando possibile, le forme attive. Ultimo consiglio per quanto riguarda le didascalie: scegliete sempre una sola cosa da dire, un concetto principale. Se avete tante cose di cui parlare, create più post. Per ogni post un messaggio, per ogni post un obiettivo. Mettere in un post solo più messaggi, più obiettivi, uno, complica la lettura, due, complica la richiesta che noi stiamo facendo a chi leggerà. E questo porta di solito a non ottenere nessun risultato. Quindi, se ci accorgiamo che quello che dobbiamo raccontare è tanto, che è divisibile magari in diversi post, scegliamo sempre di dividerli. E adesso faccio un'ultima piccola panoramica di consigli e poi lascio un po' di tempo se ci fossero delle domande, delle curiosità, e vi racconto le 5 regole base del social copywriting. Vi arriverà poi anche un PDF ad hoc con queste 5 regole spiegate bene con un po' di esempi. Regola numero 1: se devi dare delle informazioni importanti, scrivile per prime. Abbiamo detto che online, sui social soprattutto, siamo tutti un po' pigri. Questo cosa vuol dire? Che se abbiamo tanto testo, il nostro testo verrà tagliato dall'anteprima, come succede per esempio in questa sponsorizzata che ho portato come esempio, dove c'è la scritta altro che taglia il testo, non tutte le persone andranno a cliccare su quell'altro. E questo cosa vuol dire? Che non tutte le persone vedranno tutto il testo, non tutte le persone leggeranno tutto quello che c'è scritto. Allora qual è la soluzione? Mettere all'inizio le cose che io non voglio che le persone si perdano. In questo caso è: hai una storia nel cassetto, scopri come trasformarla in realtà. Questo è quello che aggancia le persone, perché parla di un bisogno delle persone, parla di un desiderio delle persone. Se questa cosa fosse stata scritta dopo la scritta altro, probabilmente molte meno persone avrebbero interagito con quella sponsorizzata. Invece, se noi abbiamo tante cose da dire, scegliamo le principali e mettiamole all'inizio, scegliamo quello che le persone non devono assolutamente perdersi, diamo proprio una priorità visiva, immaginiamo il testo dei social come se fosse una piramide rovesciata, no? In alto mettiamo le informazioni principali, poi possiamo andare avanti a raccontare, però mettiamo all'inizio tutto quello che vogliamo che non si perdano assolutamente. Mettiamoci sempre nei panni di chi ci leggerà. Allora, questo purtroppo è un errore ancora molto diffuso, che si spiega facilmente però, perché quando noi scriviamo sui social, di solito scriviamo di cose che conosciamo, perché scriviamo per raccontare la nostra professione, per promuovere i prodotti che vendiamo, i servizi che vendiamo, per raccontare la nostra attività. Per noi ovviamente quelle sono cose facili, chiare, conosciute. Noi sappiamo tutto di quel mondo lì, conosciamo i termini tecnici, conosciamo le premesse, conosciamo l'argomento di cui si parla, conosciamo tutto. Però noi non scriviamo per noi stessi, noi scriviamo per un pubblico, scriviamo per delle persone che vogliamo ci leggano e che vogliamo che diventino nostri clienti. Quelle persone potrebbero non conoscere tutto il mondo che c'è dietro quel messaggio, potrebbero non conoscere le promesse, potrebbero non conoscere i termini tecnici, potrebbero non capire in modo immediato dei passaggi logici che noi scegliamo di inserire nel testo. Quindi chiediamoci sempre, ogni volta che stiamo per pubblicare un post: i passaggi che ho scritto sono davvero così chiari? Devo spiegare una cosa in più? Devo aggiungere delle informazioni in più? Ci sono delle cose che mancano per chi magari non conosce bene come me questo contenuto? Non c'è niente di più facile che allontanare le persone, perché sembra che scriviamo da soli, che scriviamo per noi stessi.
alle persone non piace leggere un monologo sui social, alle persone piace sentirsi coinvolte, ma se noi non le mettiamo nella condizione di essere coinvolte, nella condizione di capire davvero cosa stiamo trasmettendo, queste persone non ci seguiranno. Non ci seguiranno cosa vuol dire? Che rimarranno al punto uno del il tuo post mi ha attirato, ma non attraverseranno le altre tappe che le portano al punto X del ok, mi hai convinto, vengo in negozio, ok, mi hai convinto, ti chiedo un preventivo. E questo è un peccato perché noi abbiamo perso il cliente nel frattempo. Se devi scrivere tanto, introduci l'argomento con un titolo che attiri l'attenzione. Allora, se devi scrivere tanto, cosa abbiamo detto prima? Metti in alto le informazioni principali, è una possibilità. L'altra possibilità è scegliere una specie di titolo che attiri l'attenzione. Vanno bene entrambe, ovviamente dipende dal nostro stile di scrittura, dal tipo di contenuto. In ogni caso, la regola base qual è? Fare in modo che ci sia qualche parola che attiri l'attenzione. Così poi si spera che le persone leggeranno anche il resto. Può essere l'informazione principale, può essere un titolo, deve esserci comunque un aggancio di qualche tipo. L'incipit deve essere sempre molto coinvolgente. Altra cosa che abbiamo già accennato prima, per trasmettere un testo, sfrutta le immagini. Allora, qui questa è una pubblicità di un'app per fare yoga. Questo adesso voi lo vedete statico ovviamente, ma era un video. E all'interno del video c'erano questi testi, adesso lo screenshot ha fermato tre motivi per cui non fai esercizio, che però è un testo che mi attira tantissimo l'attenzione, perché è all'interno di un'immagine, addirittura un'immagine in movimento. Era un video, io ho guardato quel video, ho letto quelle parole e poi sono andata a leggere il testo in alto, che inizia anche questo con qualcosa che attira subito l'attenzione, che è sconto ora del 50%. Quindi usiamo i luoghi in cui possiamo mettere le parole in modo strategico. Se abbiamo delle immagini ferme o in movimento dove ha senso inserire delle parole, almeno pensiamoci, pensiamo di sfruttarle al meglio, pensiamo di utilizzarle al meglio. E poi, ultimissima cosa, che sembra banale ma non lo è, rileggiamo sempre prima di pubblicare. Nel PDF vi ho lasciato una piccola checklist di cose da controllare prima di mandare online un post, non sono tantissime, però quello facciamolo. Controlliamo la grammatica, controlliamo la punteggiatura, controlliamo le informazioni, controlliamo se abbiamo messo troppe parole tecniche, magari difficili da capire, controlliamo se sono chiari i passaggi logici, controlliamo se possiamo eliminare qualcosa e alleggerire il discorso. Una volta fatto questo piccolo controllo, ma ci si mette davvero 2 minuti, allora diamo invio o diamo programma, però prendiamoci quei 2 minuti per essere sicure che il testo sia giusto, che il testo sia perfetto. Non farlo vuol dire rischiare di non raggiungere un obiettivo, ma quando scriviamo, quando comunichiamo sui social, abbiamo sempre degli obiettivi da raggiungere, quindi direi che ne vale assolutamente la pena. Io ho finito la mia piccola panoramica. Grazie, interrompo grazie, la condivisione. Naturalmente non l'ho detto all'inizio, ma vedo che qualcuno sta già facendo, potete fare domande naturalmente. Per iscritto, noi, sia io e Daniela, leggeremo le domande e poi le sottoporremo direttamente a Valeria, se almeno che Valeria non le vedi già anche tu. Io le vedo, sì. Ok, allora sì. Tutto tuo, se vuoi. Allora, io per ora vedo la domanda relativa alle slide, se le condividerò, sì. Sì, le slide sono già pronte per essere inviate, condividerò anche il PDF con le 5 regole base del social copywriting, che non saranno solo ovviamente accennate così, ma ognuna sarà spiegata e troverete qualche esempio pratico. Ricordo, ecco, giustamente intanto che se c'è appunto la volontà di fare domande, fate pure, che ovviamente, come dicevo all'inizio, magari non tutti eravate collegati, a questo webinar, seguirà, se voi vorrete, un percorso formativo fatto apposta con Valeria insieme a voi nelle prossime settimane, quindi di conseguenza, se voi vorrete, la mail a cui potete inviare la comunicazione di interesse può essere sindacale@unionecommercianti.it, manifestando appunto l'interesse a voler partecipare. Noi dovremo arrivare a un numero almeno di appunto 10, non di più di 10-15 persone, dopodiché vi comunicheremo ovviamente anche l'importo del costo. Chiaramente ci sarà una differenziazione per chi è socio e chi non lo è dell'Unione Commercianti, perché ovviamente questo corso è stato realizzato grazie ai nostri soci dell'Unione Commercianti.
E poi, vabbè, come giustamente sta dicendo prima Valeria, c'è il canale YouTube se volete andare a vedere anche il video di registrazione dell'incontro di oggi. Forse c'è... Sì, c'è una domanda ok, no, ecco, il video è già là. Video. Ok. Vendimi una scarpa. così è difficile. No, beh, immagino, anche perché... È difficile, consideriamo che però qualsiasi tipo di vendita passa anche per le parole. Ovviamente se si hanno dei prodotti fisici da vendere, la parte fotografica è importantissima, a maggior ragione se si ha uno shop online. Il mio consiglio è sempre facciamoci fare delle foto professionali se abbiamo dei prodotti da vendere. Non basiamoci solo sulle foto, cioè cerchiamo anche di raccontare tutte le caratteristiche. Anche qua parliamo di scarpe, un consiglio che mi viene in mente è non basiamoci solo sulla descrizione delle caratteristiche fisiche delle scarpe, raccontiamo qualcosa di più, soprattutto sui social, raccontiamo delle storie, cioè perché una persona potrebbe volere quelle scarpe lì, come vogliono sentirsi le persone che acquistano quelle scarpe lì. I nostri acquisti passano tantissimo per il coinvolgimento emotivo, no? Troviamo bella una scarpa perché? Perché ci fa sentire belle, perché ci fa sentire libere, perché ci fa immaginare, se è una scarpa da ginnastica, il momento di libertà, di sfogo, di corsa la sera. Raccontiamola quella cosa lì, raccontiamo sempre una storia intorno a un prodotto, è quello che poi lo rende speciale, lo rende vendibile. Se tra l'altro secondo me, sentendo un po' anche quello che hai detto oggi, quasi mi viene da dire che le parole sono immagine, nel senso che comunque una parola che sembra essere soltanto una grafica, una grafia, rimanda a un concetto, quindi comunque nella nostra testa si ingenera comunque un'immagine. Quindi secondo me, anche sul discorso di un prodotto come una scarpa, per dire, se la parola viene finalizzata in modo ironico, acquista anche, per esempio adesso dico in modo ironico, in modo magari triste, in modo allegro, insomma, comunque acquisisce anche la parola stessa abbinata all'immagine di una scarpa, un valore immaginario, figurativo, che potrebbe permettere appunto al prodotto di essere maggiormente accattivante o maggiormente, non so, apprendere maggiormente l'idea della persona. Tipo mi ricordo quando c'era scritto, tipo non so, si odia o si ama, no? Ed era l'immagine della Superga. Non era una foto, era una parola, o si odia o si ama. E quindi questa dimostrazione che a volte, adesso è chiaro che quella era una campagna pubblicitaria, c'erano dei creativi dietro, c'era uno studio, però è come la parola abbinata anche a un prodotto, cioè difficile da abbinare alle parole, invece può assumere un significato, perché ingenera in noi un concetto. Assolutamente sì, e aggiungo una cosa, hanno ancora più potere in questo senso quelle parole che nella nostra testa si trasformano in immagini proprio, no? Quelle parole che possiamo definire sensoriali. Quando noi riusciamo a scegliere delle parole che nella testa di chi legge danno origine come a un film, sono quelle che funzionano di più, perché si trasformano in una storia che non solo leggiamo con gli occhi, ma che vediamo nella nostra testa. E questo ci fa sentire più coinvolti. Vedevo, ci sono due cose che secondo me sono simili, perché c'è appunto una domanda, i consigli di seguire un determinato stile come per le foto oppure essere più spontanei possibili, e appunto a volte si mettono poesie, aforismi per attirare l'attenzione, come anche molti altri fanno in testa in inglese, cosa consigli? E fa un po' il paio anche con un'altra che ti leggo, che è ho una pasticceria e quindi i miei prodotti sono quasi sempre gli stessi, di conseguenza sono quasi sempre a corto di idee per quanto riguarda i testi, come faccio ad attirare l'attenzione oltre ad una bella foto naturalmente? E qualche consiglio sulle parole, tipo quali parole? Ok, allora parto intanto da cioè, la questione stile e spontaneità. Allora, consideriamo che più che stile in generale, il mio consiglio è di lavorare sul proprio tono di voce. Cosa vuol dire? Il tono di voce è il come vogliamo essere percepiti dalle persone. Ci sono toni di voce che sono più formali, più istituzionali, toni di voce che sono più informali, alcuni sono ironici, alcuni sono un po' più caldi, alcuni sono un po' più freddi. Chiediamoci sempre, io come voglio essere percepita dalle persone che mi seguono? A seconda di quella risposta lì,
e a seconda di chi sono, ovviamente, queste persone che mi seguono, di qual è il messaggio che io devo condividere, posso scegliere un determinato tono di voce. Allora, la spontaneità va bene, stiamo attenti a non sopravvalutarla però, perché si tende sempre anche un po' a dire che ma sì, sui social siamo tutti veloci, va bene la spontaneità al 100%. Se dobbiamo raggiungere degli obiettivi è sempre meglio fare scelte abbastanza strategiche, cioè la spontaneità va bene secondo me se dobbiamo scrivere delle storie, che magari le storie, intendo storie di Instagram o di Facebook, che sono un po' più veloci, sono dei contenuti che si fruiscono più velocemente, che quindi sono anche più spesso magari improvvisati. Se però devo scrivere un post e trasmettere un determinato messaggio, è meglio crearlo in anticipo e crearlo pensando già a che cosa voglio trasmettere. Quindi la spontaneità va bene, stiamo attenti però a non darle troppo spazio, perché comunque abbiamo degli obiettivi da raggiungere, dobbiamo fare delle scelte che siano strategiche e delle scelte che siano efficaci. Per quanto riguarda la questione aforismi o poesie, vanno bene, dipende ovviamente da chi siamo, che cosa dobbiamo raccontare e a chi ci rivolgiamo. Cioè, purtroppo in comunicazione non c'è mai una risposta che vada bene per tutti e sempre, dobbiamo sempre partire dalle nostre radici, cioè chi sono io, qual è la mia identità, qual è il mio messaggio e chi sono le persone a cui mi sto rivolgendo. Se in quel contesto condividere degli aforismi e delle poesie può andar bene, va benissimo, anzi sono magari dei contenuti che ci aiutano a portare avanti una comunicazione anche nei momenti in cui magari abbiamo un pochino meno da dire, non vanno bene magari sempre per tutti. Ecco, cerchiamo di capire se sono coerenti con noi e se sono coerenti con il nostro messaggio. Se possiamo risponderci che sì, benissimo, in quel caso, ecco, consiglio pratico, sfruttiamo la questione immagini e testo insieme. Abbiamo un aforisma, creiamo una grafica, postiamolo come immagine e non come testo, quello attirerà molto di più lo sguardo piuttosto che se l'aforisma fosse scritto proprio come didascalia vicino a un altro tipo di immagine. Sì, mentre stavi parlando mi stava venendo in mente come di fatto un po' si stia tornando a quello che era all'inizio del marketing, comunque all'inizio della comunicazione, quando fondamentalmente la televisione iniziava e quindi di conseguenza quello che colpiva al di là in parte sì le immagini, ma venendo ancora da una cultura scritta erano le parole, quindi ava come lava, cioè nel senso erano comunque le parole, le scritture erano importanti. Si è persa questa cosa e oggi fondamentalmente invece si sta ritornando ad averla, e sono convinto anch'io che ripetere ad esempio sempre gli aforismi, per dire, a volte capita che un post o comunque una pagina continui a ripetere sempre degli aforismi, diventa noioso, cioè nel senso non è più un utilizzo forse strutturato bene della parola, perché continuare ad usare degli aforismi dopo un po', o citazioni, cioè dopo un po' perde il valore, ecco. Sì, anche questo... perché dobbiamo chiederci che tipo di messaggio stiamo trasmettendo, cioè se trasmettere continuamente degli aforismi mi porta a non parlare più del mio messaggio principale e le persone poi si ricordano di me come quella degli aforismi ma non sanno cosa vendono, allora c'è un problema di base. Le persone devono ricordarmi di me per chi sono e cosa vendo. Se poi ogni tanto pubblico un aforisma e mi aiuta a fare conversazione, mi aiuta a creare interazione, benissimo, però non è il mio obiettivo principale, è un intermezzo, è un riempitivo che va usato ogni tanto strategicamente, non può essere il contenuto principale, a meno che io non sia una pagina che pubblica solo aforismi, ma Ah, quella è un'altra certo. cosa, però sono due cose diverse. Certo, no, infatti, così come giustamente come dicevi tu, l'abbinamento foto-immagine, soprattutto per i meme e quant'altro, ha insomma, un impatto non indifferente, perché è quello che ti permette di essere quel creativo diverso che ti accattura l'attenzione di chi ti sta guardando il prodotto, la pagina o il social, eccetera, insomma. Sì, diventa un messaggio molto forte, riuscire a giocarsi bene sia l'immagine sia il testo contemporaneamente, diventa un messaggio molto potente se lo si fa bene. In un certo quel senso, tra l'altro, una foto è difficile a volte da scattare, così come anche trovare una parola, per l'amor del cielo, è molto complicato e complesso, specialmente oggi a cui non stiamo più dando il senso corretto delle parole, ma in un qualche modo comunque non devi procurarti degli strumenti particolari come lo sono la macchina fotografica, le posa, eccetera. In questo caso devi solo usare bene
la fantasia, la conoscenza, la lettura, eccetera, di quello che hai. Sì, diciamo che è anche più semplice da allenare, forse, diciamo come che capacità. sicuramente devi allenarla, non hai da comprarti strumenti, diciamo, sei È tu. molto vero. Sei tu che ti devi allenare nel leggere, nell'essere forse anche un po', in un certo qual senso, stupirti di quello che vedi per poi riportarlo nelle parole che dici, insomma, che scrivi. Sì, e tantissimo metterci in ascolto delle persone che ci leggono, cioè chiederci sempre, andare a vedere se quel messaggio è stato compreso, perché se non è stato compreso devo chiedermi, ok, cosa ho sbagliato allora in questo messaggio qua? La prossima volta cosa devo correggere? La prossima volta che informazione in più devo mettere? Che informazione ridondante devo togliere? Cerchiamo sempre di monitorare come vanno le nostre scritture, perché miglioriamo monitorando i risultati anche nella scrittura. Certo, no, corretto, effettivamente a volte si scrive e si lascia lì, ma non si va mai a vedere se il messaggio è stato compreso. E oggi come oggi le immagini sono più facili, come si diceva all'inizio, per quanto riguarda la comprensione, il testo si fatica un po' di più a capirlo, specie se ha un po' di laboriosità dietro e quindi effettivamente ha bisogno di capire se si è davvero raggiunto l'obiettivo con quel messaggio, perché sennò si rischia esattamente il contrario. Esatto. E se non ce ne rendiamo mai conto, non aggiustiamo mai il tiro e continuiamo a condividere dei messaggi che poi però non ci portano da nessuna parte. Giusto. Se c'è ancora qualcuno che vuole porre una domanda o vuole porre delle domande, altrimenti ci avviamo alla conclusione. Abbiamo fatto giustamente, siamo rimasti all'interno dell'ora che ci eravamo prefissi. Bravissimi. Bravissimi. Diciamo che se, appunto, come vi dicevo all'inizio, siete stati comunque colpiti da questo momento di incontro di un'oretta e volete approfondire di più la materia, potete tranquillamente scrivere, come vi dicevo, sindacale@unionecommercianti.it, chiedendo appunto di partecipare all'incontro, alle prossime occasioni con Valeria. Noi struttureremo ovviamente insieme a lei un percorso che vi faremo avere. Con il costo, eccetera, la durata sarà probabilmente, se non cambiano le cose, magari ancora online per un po', ma poi speriamo di poterci vedere. Lì porteremo, sono sicuro che Valeria avrà una marea di cose da poterci dire e da poter portare a conoscenza da parte vostra, da poter manualmente utilizzare e appunto poi applicare. Aspetta, forse c'è una domanda. Ah, ecco, sì, Adriano chiede, le parole devono comunque dunque emozionare. Allora, diciamo che la comunicazione che sa emozionare ha sicuramente più possibilità di arrivare a un risultato. È anche vero che anche qua la risposta non può prescindere da chi sono io e cosa devo trasmettere. Non tutte le attività hanno un'identità che si pone come obiettivo quello di emozionare le persone. Ci sono delle attività che magari sono un po' più istituzionali e che quindi difficilmente arriveranno a emozionare chi legge. Consideriamo però che se riusciamo a essere magari non proprio emozionanti, ma almeno freddi possibile, riusciamo a raggiungere più velocemente i nostri risultati. Magari non parleremo proprio di emozioni, però cerchiamo di scrivere testi che non siano il verbale dell'assemblea di condominio. Ecco, quello sì, quello è già un buon passo. Ecco, una cosa che mi sono persa, non so se l'hai detta, perché la lunghezza, del testo. Allora, in generale, diciamo che sui social tende a vincere abbastanza la sintesi. Non sempre si può, ovviamente. Quando non si può, troviamo degli escamotage per attirare l'attenzione. Quindi la forma estetica del testo, non spaventando, per esempio, mettendo tutto insieme senza andare mai a capo, dividiamo in paragrafi, mettiamo magari dei titoli, mettiamo delle emoji all'inizio di ogni paragrafo. Poi certo, se riusciamo a essere essenziali è meglio. Non sempre però si può, a volte ci sono dei contenuti che sono lunghi e allora si gioca su altre cose per fare in modo che siano comunque comprensibili e comunque piacevoli da fruire. Ok, grazie.
Numero di giusto. hashtag, velocissimamente. Allora, premessa, gli hashtag per Gli ora hashtag adesso stanno diventando una roba allucinante, più lungo del funzionano testo. bene su Instagram, su Facebook ancora non tantissimo, non so se sta cambiando questa cosa, ma su Facebook si usano più che altro per attirare l'attenzione su alcune parole. Su Instagram se ne possono usare 30 massimo per ogni didascalia, io consiglio di usarne più che riusciamo. Cioè, ogni hashtag, ovviamente se è un hashtag scelto strategicamente, è una possibilità in più per farci trovare. Non hashtag a caso, ovviamente, hashtag che vanno scelti con occhio, quindi che ci rappresentino, che non abbiano 100 milioni di risultati, perché altrimenti noi non verremo mai trovati, però se riusciamo a metterli è meglio, ecco, su Instagram. Io posso dirti questo, noi nel nostro piccolo, nella comunicazione che facciamo con Daniele e Daniele, ci divertiamo molto ad usare degli hashtag ironici, cioè se riusciamo a trovare degli hashtag ironici che non hanno magari niente a che fare, nel senso che non rimandano a un contenitore reale, ma solo per essere ironici ed aggiungere quindi un elemento al testo, perché crediamo che comunque anche un hashtag ironico possa essere accattivante, magari lanciando un Trend Topic, per esempio, non lo so. È un buon tentativo. No, nel senso era solo per dire che la scrittura creativa non si ferma soltanto al testo, ma può Eh arrivare no, all'hashtag. assolutamente sì, assolutamente sì. Sono parole importantissime, anzi, soprattutto nella comunicazione su Instagram, sono parole speciali perché fanno anche delle cose tecniche, cioè ci fanno trovare dalle persone, però sono parole e quindi dobbiamo considerarle come parte del copywriting, sì. Va bene, allora io direi che possiamo concludere qui. Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Grazie, Naturalmente, grazie Valeria, grazie a Daniela che ci hanno seguito in background per in back office per tutto quanto all'assistenza tecnica. Ringrazio naturalmente l'Unione Commercianti, il nostro presidente, perché non è stato qui, ma è sempre qui con noi, che ci permette di poter realizzare queste cose. E io rimando a tutti voi, nel momento in cui siete interessati a volerlo portare avanti come argomento, io credo di sì, perché secondo me c'è un mare dietro incredibile e credo che Valeria sia assolutamente disponibile a darci una mano. Scrivete a sindacale@unionecommerciantipc.it. Grazie Valeria, di grazie a voi, cuore. grazie di tutto. Grazie ancora e spero di rivederci presto tutti quanti. Grazie.